buongiorno, mezzogiorno nel nostro salotto di ore 12, aspettando. Lana è con noi per ripartire. Ciao Lanuccia, ciao a tutti voi che ci seguite da casa. Biscotto? Adesso le diamo qualche gliel'hai già dato? Ciao Piero. Ciao Lana. Sì, ormai sono diventata Lana, hai capito? Lana del Rey. Sì, dalle un croccantino, va, che è lì che ti elemosina, che è lì che ti elemosina. Biscottino, vieni amore. Allora, amici, siamo arrivati al 20 di ottobre, vi rendete conto? Vi rendete conto? L'altro giorno dicevo, guardando la mia agenda, l'agenda che uso per il lavoro, dicevo, ma mi sembra di averla iniziata l'altro giorno e siamo già al 20 di ottobre. Esatto. È un attimo che è Natale. Ed è un attimo che arriva giugno. È un attimo che è Capodanno. Allora, cosa fai a Capodanno quest'anno? Cosa fai? Ma, non lo so, probabilmente sarò qua a Cremona. Ma non lo so. Tu sarai in montagna. Io vado a casa mia. Tu sarai in montagna. Speriamo che si possa sciare quest'anno. Sì, che ci sia tanta neve come l'anno scorso, ma che si possa sciare. Sai, l'anno scorso, proprio in questi giorni, ad esempio, nel Natale, è stato, cioè l'anno scorso, per quanto riguarda le feste di Natale, erano stati annullati proprio in questi giorni tutti i mercatini di Natale. Sì. Proprio in questi giorni. E se già si stava vociferando della chiusura degli impianti. Della chiusura di impianti sì, impianti no, stagione turistica invernale sì e no, che ricordiamo l'anno scorso zero. Vabbè, facciamo un po' il riassunto della giornata. Ovviamente in aspettando mezzogiorno ci saranno tutti i nostri appuntamenti. Giusto per darvi due informazioni, giocheremo ai mimi, vedremo un Guinness World Record dedicato a, non mi ricordo più, il castello di sabbia più grande al mondo. Che bello. Sei mai andata a vedere le sculture? Che mi hanno sempre impressionato. Con la sabbia? No. Di solito a Jesolo ci sono. A Legnano Sabbia d'Oro anche. Io a Jesolo sono sempre andato a vederla, almeno quando ero ragazzo. C'era sempre una rassegna con tutti gli scultori di sabbia. Oggi nei miei wow vi insegnerò ad allargare le scarpe. Un trucco per allargare le scarpe quando sono strette. In ore 12 invece cosa faremo? Avremo la nostra psicologa, oggi parleremo di un tema molto frequente negli ultimi anni, quello dei disturbi dell'apprendimento dei giovani a scuola, dislessia, tutti quei dei problemi insomma che molto spesso sentiamo nominare. Torna una nostra amica Annalisa Subacchi che inizia una nostra collaborazione, la troveremo ogni 15 giorni il mercoledì. Oggi parleremo, visto che ieri abbiamo già accennato, quelli che sono i piatti prettamente autunnali. L'autunno si caratterizza per una cucina prettamente più pesante, un po' calorica. Più calorica rispetto all'estate. Come dobbiamo affrontare questi piatti, i lessi? Secondo me ci dice che dobbiamo mangiare le vellutate, il brazzale, o i minestroni. Faremo vedere, glielo chiederemo proprio a lei. Avremo non una, ma ben due miss, una mamma e una figlia, che ci racconteranno insomma questa storia, questa generazione che va avanti di bellezze in famiglia. La mamma aveva partecipato, pensate, una ventina d'anni fa a un concorso, era arrivata seconda dopo Giorgia Palmas, che insomma tutti sappiamo chi è, a questo Miss Mondo Italia, e la figlia ha vinto invece un concorso di Reginetta d'Italia. Parleremo di musica, ma cosa pazzesca oggi. Pensate, per voi amici di ore 12 abbiamo mandato il nostro Giovanni Rossi direttamente a Dubai. Ah, guarda, l'abbiamo spedito esatto. Proprio a Dubai. Vabbè, comunque poi in cucina facciamo un piatto salvo. Andiamo a Dubai per parlare dell'Expo, sì, l'abbiamo mandato a Expo, andiamo a vedere che cosa visiterà per noi. Esatto. E poi c'è la cucina sarda oggi con gli amici di Sadomu Sarda, un'associazione che ha sede qui a Cremona. Tutto questo e molto altro subito dopo l'oroscopo. Ariete, non bisogna favorire scelte azzardate con i soldi. I prossimi mesi vanno gestiti con una certa oculatezza. Vanno evitate anche le polemiche inutili. Toro, qualche interferenza è possibile, oppure l'arrivo di una disputa che riguarda una persona legata al tuo passato. Devi cercare di resistere alla voglia di buttare tutto all'aria. Gemelli, sono giornate in cui potresti rimanere deluso da una persona, dall'atteggiamento di qualcuno cui tieni o che è rispuntato dal passato, ma le stelle non sono contrarie, forse sei solo tu ad essere più esigente. Cancro, dovresti verificare con attenzione quello che ti circonda. Se la tua è una storia appena nata, ci vuole pazienza, cerca di non imporre o importi nulla e ascolta anche le esigenze del partner.
Leone, gli incarichi che ti hanno affidato sono problematici, conviene essere diplomatici. Dimentica i tristi trascorsi, soprattutto se ti sei sentito allontanato da un progetto. Vergine, potresti vivere qualche piacevole storia, non vuoi concederti o concedere di più. Non dire no se una persona ti convince o desideri affrontarla, non è giusto sprecare buone occasioni. Le novità che vuoi spingere possono darti un grande successo e maggiore visibilità. Scorpione, arrivano giornate importanti, ma c'è un aspetto da rispettare. Ascoltare le ragioni del partner, anche se all'inizio sembrano incomprensibili. Sagittario, ci sono ancora pensieri per una serie di responsabilità, ma le cose procedono molto meglio. Capricorno, è bene recuperare emozioni perse nel passato. Ora stai mettendo la prova a te stesso, perché anche se ti interessa qualcuno, per paura o sfiducia tendi ad allontanarti. Acquario, qualcuno ha salvato in extremis un legame d'amore che però è stato messo duramente alla prova. Bisogna essere prudenti. Pesci, tieni tutto sotto controllo, ma pensa anche a qualche cambiamento o cerca di accettarlo se già ci sono state delle trasformazioni. Se vuoi cambiare azienda o ruolo, pensaci bene. Allora amici, se no, siete nati aspetta, oggi, dimmi cosa mi c'è. Mi ha detto che il mio maglioncino fa molto casa. Sì, fa tristezza. Fa tristezza, quindi me lo levo. Me lo levo. Morirò di freddo, morirò di freddo, grazie amici che mi dite che voglio. Ma sì, lo raccolgo io dopo. Sai, portate la busta qua a casa, grazie. Io sbottonerei un attimo. Ma che sbottonerei? Fa un freddone. Un po' di prosperità fa sempre passare l'ascolto, magari c'è qualche maschietto. Chi è nato oggi, ragazzi? Chi è nato oggi? Allora, se siete nati oggi, amate seguire la moda, gli stili, ma addirittura creare la propria moda. Quindi siete delle persone che fanno tendenza. Avete una sensibilità molto accentuata e una grande suscettibilità che viene fuori quando vi viene quando venite offesi oppure venite criticati troppo bruscamente. La sconfitta, gli ostacoli, un'offesa, una brutta critica possono infatti rendervi a volte molto pessimisti. Ah, la luna rende la mente di ragazzi, queste persone. Ragazzi, c'è la luna nera oggi. Scusate, mi sono anche spettinata. Abbiamo parlato di sole per la prima volta, compare la luna. Davvero? Eh sì. La luna rende la mente di queste persone molto fantasiosa ed è insieme al pianeta governatore, che in questo caso è Venere, può contribuire in maniera molto efficace in quei lavori che sono collegati con il mondo dell'arte. La combinazione astrologica luna e Venere è molto interessante anche nel settore sentimentale, perché in effetti il cuore di queste persone è davvero pieno di buoni sentimenti e di romanticismo ed è appunto molto presente nelle relazioni amorose. Luna e Venere, quindi sesso a volontà in ogni momento del giorno. Ma non c'è scritto dove l'hai letto? Sai che poi interpreto? Io interpreto sì, anche. Interpreti, cioè, Luna e Venere sono un'esplosione, perché la pessimismo di uno e l'effervescenza dell'altro creano un contrasto. Hai ragione, il tutto scatenato in uno sviluppo di fantasia. A volte non so. Guarda, non vedo l'ora di leggere quello del tuo compleanno del 31 gennaio, vedere se corrisponde. Guarda, sicuramente detto, ti dirà faccia dei sensi. Che quest'anno, che quest'anno vado in. Dove vai? Io quest'anno non mi presento al lavoro. Perché compi 50 anni? 50 anni compio. No, ragazzi. Ma che giorno è della settimana? Sai che non lo so. Andiamo a vedere, vediamo. Non che è giorno. Di lunedì, ma io mi prendo la settimana. Io vado in crociera. Quindi cosa facciamo? A 50 anni si va in crociera. 50 anni si va in crociera. 31 gennaio. Io guardo, è brutalmente un lunedì, Branzale. Compi gli anni di lunedì. Nei giorni più freddi dell'anno. La tragedia. Ti insegno ad allargare le scarpe intanto. Una volta di per coccodrillo me, per andare in crociera. Gennaio era una tragedia a casa, perché arrivavano sempre le tratte, che sarebbero i conti di tutta la merce acquistata per le feste di Natale. Quindi arrivavano di quei salassi sempre. Vabbè, intanto allarghiamo le scarpe di coccodrillo di Brazzale per andare in crociera per wow. I 50, eh? Wow! In realtà non ci sono le scarpe di coccodrillo, ma ci sono sai che le mie decolte. Mi piacerebbe avere un paio di scarpe di coccodrillo. Ma scherzavo, Brazzale. Scherzavo. Già sto scherzando anch'io, naturalmente. Allora, ragazzi. Noi siamo per le cose sintetiche. Io non so per quale motivo ho queste scarpe che sono il 39, che io ho la fettazza, perché 40. Prima che diventassi vecchia, con l'anzianità il piede si allarga. Si allarga? Esatto. Tu quindi quando eri giovane avevi un 39. Dicono che si allarghi il piede con la maternità.
con sì. Infatti queste scarpe le avevo comprate prima, non so, mi si è ingrossato il per fortuna che non ho problemi di maternità, perché io con un 46 non sarei... avresti più comprato scarpe. Allora vi faccio vedere, mi tolgo queste scarpe che sì. ho su. Allora voi dovreste, vuoi la mano? Dovreste indossare un paio di calze abbastanza spesse. Sì, perché? Vuoi la mano? Sì, sì, un paio di scarpe, di calze. Io adesso non ho su delle calze spesse, su delle delle collant. Sì. E mettervi i calzettoni, per dire quelli da ginnastica. Sì, quelli di spugna. Quelli di spugna. Con quelli di spugna. Quindi saranno strettissimi, ovviamente, perché mettete delle calze spesse su nelle scarpe piccole. Cosa fai con questo? E poi con un phon riscaldate la pelle. Fonami. Ragazzi, non funziona. Fatemi accendete mi accendete il phon, per piacere, la accendete presa. Lì la presa. Grazie. Ah, non è attaccata, non la è attaccata. Presa. E riscaldate praticamente la pelle per un bel po'. Ecco, sì, esatto. Riscaldate bene la pelle. Tenete sulle scarpe. Ma non un solo punto, bracciale, se no mi spioni. Su tutti i piedi, scaldate. Praticamente la pelle con il calore del phon si dilata. Mi sta bruciando i piedi, brazzale. Non troppo vicino! si dilata. E attenzione, non togliete però i piedi poi dalle scarpe. Ma è vero, sento più comode adesso. Lo fate per un bel po'. Sulla pelle, non sui piedi. Lo fate per un bel po' finché sono belle calde. E poi lasciate raffreddare la scarpa quando è bella di laia, è bella dilatata, molla, si è già fatto. La fate raffreddare con le scarpe indossate, ovviamente, e... Adesso sono comodissime. Quei 2 o 3 millimetri dovremmo guadagnarli. Io l'ultima volta che ho messo un paio di scarpe troppo comode mi è venuta una tallonite di quelle imbarazzanti. Troppo comode? No, erano 45, però erano belle, me le avevano regalate. Volevi assolutamente Volevo assolutamente metterle, erano argentate. Comunque, vabbè, provate a fare questa cosa mettendo un bel paio di calzettoni belli larghi con le scarpe, le fonate bene. Se sono di pelle, ovviamente, le fonate bene e lasciate raffreddare con le scarpe indossate. Ma è wow, cioè, prova a camminare, o cammini tutta così. No, beh, vai. Vabbè, ho perso un po', Comunque, sì, beh, è uno dei, insomma, dei trucchetti. Ma si è allargato o no? Ma sì, un po' si è allargata. Ciofeca? No, si è allargata un po', però dovevamo fonarlo un po' di più. Andiamo avanti. Andiamo avanti a fonarlo. Intanto c'è il nostro Lorenzo con i suoi video curiosi. Io non lo bevo quel bianco a casa con Lorenzo. Io non sono sei convinto? Lorenzo. No, no, dai, dai. Sono già nel mood minimo, quindi non parlerò. Beh, in realtà abbiamo un'altra curiosità legata alla Germania, perché poi quella del Castello di Sabbia sarà anche lì. Germania, vero? Oggi andiamo a vedere un'attrazione turistica che è in una centrale nucleare mai entrata in uso, quindi costruita ma mai attivata, nella quale hanno fatto dentro un parco divertimento. Andiamo a vedere. A Kalkar, in Germania, nulla si perde, tutto si trasforma, anche le centrali nucleari. Infatti, una di loro è all'origine di un super convertitore, ma che ha velocemente suscitato timori e proteste da parte della popolazione di Kalkar. Alla fine, in seguito al disastro di Chernobyl, il progetto è stato definitivamente sepolto nel 1991, dopo aver avuto bisogno di 7 miliardi di marchi tedeschi, ossia circa 3,5 miliardi di euro. Una notizia che ha reso felice l'imprenditore olandese Henny van der Most, specialista della riconversione di zone industriali. Quest'ultimo ha in realtà acquistato il terreno per appena 1,5 milioni di euro. L'obiettivo? Trasformare la centrale nucleare in parco divertimenti. Un'idea senza alcun dubbio molto sorprendente, ma che sembra al giorno d'oggi rallegrare più di una persona, tanto più che la torre di raffreddamento è stata totalmente trasformata. Così la torre di cemento viene utilizzata come muro di arrampicata e gli edifici delle turbine e reattori contengono camere di hotel, ristoranti e bar in ambienti ispirati all'antico Egitto o all'ovest americano. Da allora i turisti sono stati numerosi a recarsi a questo parco divertimenti, che porta ormai il nome di Wonderland Kalkar. Attira persino 600.000 visitatori all'anno e impiega 550 persone. Ovviamente esistono ancora alcune persone che rimangono preoccupate nei confronti della centrale, cosa che ha spinto Anne Groth Obbing, il direttore olandese del parco, a dichiarare: precisiamo costantemente nei nostri dépliant che non abbiamo nulla a che fare con il nucleare. La centrale non ha peraltro mai funzionato, cosa da rassicurare sicuramente i clienti più diffidenti. Però è un peccato che abbiano tolto proprio tutto, perché a me, per esempio, andare in un albergo
dove c'è una stanza che è la centrale operativa della centrale nucleare, a me sarebbe piaciuto. Mi metto cioè, un po' far ansia. Colazione con tutti il... Mi metto un po' ansia questa sì. cosa, ti dirò. Ma comunque... non è mai stato, mai andato in funzione. Non è mai andato in funzione. Cioè, c'è solamente la struttura, cioè non c'è niente, sì, non sì, c'è sì. nessuna radioattività. No, no, vabbè, ora sì, vengo. Andiamo? Prontiamo? Andiamo. Andiamo? Andiamo. Dom, va bene. Dom, come dite voi. Dom. Dom. Dom fa la storia, dai. Storia, storia. Andrea si è perso. Hello. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea, buongiorno Andrea, buongiorno. Mamma Andrea. C'ha la cartina. C'ha la cartina, quindi quando c'è la cartina è sinonimo. Sì, oggi si parla cartina, di guerra. È sinonimo di guerra. Oggi si parla di guerra. Allora, io no, prima però volevo dire una cosa. Mi notate con la camicia bianca, fino a 30 secondi fa avevo la camicia azzurro, un azzurro meraviglioso che in televisione sapevo che ecco, una volta sembra un pigiama, una volta me la sono messa bianca, così siamo contenti. Si dicono queste cose anche perché te la sei messa male, che ci sono i bottoncini che non hai chiuso bene. Oh, davvero? Sono, sono quelli martedì e mercoledì? Del collo. Ah, metti a posto i beccucci del collo. Sa, siamo arrivati alla seconda guerra mondiale. Sono arrivato alla seconda guerra mondiale, anzi un pochino prima. Parliamo della politica estera di Hitler. E ho la cartina comunque perché si guerriglia. Sa. Allora, qui vedete la Germania spaccata in due, abbiamo detto. In seguito alla fine della prima guerra mondiale e tutte le cose che abbiamo già raccontato. Prima cosa che vuole fare, allora, Hitler vuole espandersi, vuole espandere il suo territorio, vuole espandere la sua conquista a chi? A tutti quelli che parlano la lingua tedesca. Quindi la lingua tedesca la parlano in Austria e la parlano in una parte della Cecoslovacchia che si chiama la regione dei Sudeti. Quindi cosa fa? Nel 1935 parte con le sue armi e arriva in Austria. Tenta di conquistare l'Austria, ma viene bloccato dall'Italia. L'avevamo già raccontato la settimana scorsa. Quindi primo tentativo andato fallito. Quindi successivamente cosa succede? L'Italia esce dalla Società delle Nazioni perché litiga, si fa per dire, con Francia e Inghilterra dopo la conquista dell'Etiopia e quindi l'Italia è da sola, la Germania va a rincuorare l'Italia e diventano ufficialmente alleate. La Germania cosa fa successivamente? Si spinge verso questa regione dove c'è Praga, la regione dei Sudeti, perché vuole naturalmente conquistarla. Viene bloccata, c'è un accordo perché l'Italia stavolta, al posto che spingere la Francia e l'Inghilterra per praticamente bloccare Hitler, gli dice dai, cerchiamo di, gli concediamo solo la regione dei Sudeti. Quindi si spingono e concretamente questa zona diventa azzurra, potremmo dire. Successivamente cosa succede? Lui fa degli accordi, fa un accordo con Stalin, con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, alias URSS, la Russia, e successivamente farà un accordo con l'Italia e con il Giappone. Allora, l'accordo tra la Germania e l'URSS è un accordo praticamente per non attacco, quindi la Germania e l'URSS non si sarebbero attaccate, e invece quella con l'Italia e il Giappone, chiamata asse Roma-Berlino-Tokyo, alias asse Roberto, con questo nome un po' particolare, praticamente era un patto non solo difensivo, ma anche offensivo, e domani capiamo il perché. Grazie, domani ti lascio così in sospeso. Eh sì, perché domani iniziamo come ufficialmente. Come nelle migliori telenovele. Una telenovela, Brazzale. Una telenovela. Vuoi bere qualcosa, Nico? No, bevi qualcosa, Nico. Sa mai che si è avvelenata. Grazie, Andrea, grazie per il momento Andrea. Di storia. Vi ricordo il nostro numero di telefono, 338 60 10 112. Scriveteci, mandateci messaggi, fotografie, appelli, auguri, quello che volete. Poi c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, c'è la mail, c'è il nostro sito www.cremona1.it. Anche perché ricordatevi che da oggi è iniziata la digitalizzazione. Speriamo quindi, ci vedano tutti. Al momento ci vedono tutti perché non abbiamo ancora il modificato, però nelle prossime settimane, nei prossimi mesi potrebbe essere che in qualche parte delle nostre regioni. Quindi se ci seguite su Facebook, sì, su Facebook, sul nostro sito, oppure se scaricate l'app, lì ci trovate sempre per seguire i programmi in diretta con il servizio streaming, ma anche con l'on demand. Bravi, mi raccomando, prima di andare in pubblicità, siccome è venuta a trovarci una nostra amica che tanto che non veniva, e quindi è bello quando i vecchi stagisti tornano. Ce l'abbiamo ancora qua in fotografia. Esatto, vieni qui Valentina. La nostra Valentina.
Valentina, la nostra ex stagista, che ormai è una donna praticamente, è diventata una donnina. Ciao, buongiorno Vale, ben tornata a casa. Come stai? Bene, grazie, scusate, sono un po', non era previsto questo. Non so dove mettere. Perché mi piace imbarazzare. Eccola, sempre, Vale, comunque. Vedi, chi ci sei? Prima del nostro Andrea, prima della nostra Lucia, vero? Passati un po' di anni, gli anni passano e noi ci invecchiamo. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene. Oh, scusate, hai la frangia adesso? Sì, adesso sì. Quanti anni hai adesso? 24. Non dirlo con questo tono qua, perché noi che ne abbiamo 50, sono un po' sbrevo. Ho sentito. Tra un po', mi spiace. Non scherzo. Hai l'età di sua mamma, praticamente. Per anche tu. Vabbè, no, dai. Senti. Beh, tu sì. Fai cose belle? Sì, dai, sì, tutto bene, tutto bene. No, sta andando tutto bene. Siamo contenti. Comunque è bello. Quando gli ex stagisti tornano, vuol dire che abbiamo lasciato un bel ricordo. Sì, siamo stati a salutarci oggi la nostra banda. Sempre. Si torna sempre dove si è stati bene. Bene. Tech. Grazie. Messa lì, tech. Grazie. Grazie Valentina. Grazie. Andiamo in pubblicità, dopo torniamo e facciamo il nostro mimo. Ci vediamo tra poco. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da moltiplicare. Troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Svegliato con questa canzone anni 70-80. Lei era Viola Valentino. Viola, non è il gioco delle canzoni oggi. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano da tutto il nord Italia, gli amici della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, dell'Emilia Romagna e anche del Veneto. Questa è Aspettando Mezzogiorno, la casa di Cremona 1 che vi accoglie tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma visto che abbiamo un po' questo tono, salutiamo anche gli amici della radio. Ciao amici della radio JTJ che potete ascoltare dai nostri portali. Ciao a tutti! Sintonizzatevi con noi e adesso giochiamo! Ai mimi! Sento che arriva Lorenzo e subito penso a Golda parlare. Cos'è sta fa a casa? Faccia mesta. Vabbè. Siete vestiti uguali tu e Andrea oggi? Camicina bianca, giacca blu, jeans, Bei gemellini. Le scarpette. Gemellini di Aspettando Mezzogiorno. Va bene. Tre parole. Prima film. Grande successo al Festival del Cinema di Roma, siamo contenti. Ma cosa dici? Beh, è in atto. Io parlo. Io sputo, io guardo, io calcio, io ballo da solo. Io sono Francesco, quello di Francesco. Io nell'angolo miro, calcio. Faccio io gol, faccio gol, la palla, io palla, io calcio, sono un calciatore. Di più? Mondiali? Io Pelé. Quello di Baggio. Maradona. Baggio. Io seduto. Francesco Totti, indietro. Io guardo. Allenatore. L'allenatore nel pallone. Che è quello di Banfi? Comunque erano quattro le parole. L'allenatore nel pallone. Ecco perché ho sbagliato. Mancava l'articolo. Contesto. Quattro parole. Film. E libro. Sono cuore. Innamorati. Il Trono di Spade. Uccelli di Rovo. No, il... L'anello. Signore degli Anelli. Te l'ho suggerita io. No, venuto. Sì, te l'ho suggerita io. 2-0. Quando hai fatto così, comunque si era già capito che era. Andavamo sul fantasy. No, io no. Pensavo fosse un film d'amore. Sì. A proposito, tanto che non parliamo d'amore, i tuoi sono un po' preoccupati. Come va? Non c'entra niente col gioco. Non può parlare. Due parole. Film. Ma tutti film oggi? Ma buono. Due parole, film. Donna. Sempre donna. Donna vestitissima. Tuzzi. Due parole, donna, no. Quella... Donna. Catwoman. Catwoman, no. Zorra. Dai, quella là.
Dai, quello lì di Tarantino. Pulp Fiction. No! No! Sì, Pulp Fiction volevo dire. Due parole. La spada. Cos'è? Tarantino? Prima? Cos'è? Ti taglio la gola. Madonna, di Tarantino, prima di Pulp Fiction? Ti vesto. Dai, sì, quella è la ladra, no? Chi è? Non suggerite niente voi? La spadaccina. Sì, è una spadaccina che si taglia la gola. Questo ci stanno suggerendo. Ma dai, di che qualcosa Sena, cambia. Sena, l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto. Chi è? Non la sappiamo, è morta. Non la sappiamo, ci arriviamo. Il Bill. Ecco, quella lì, quella di scarpe gialle, volevo dire. Tutta vestita di giallo. Io non lo sapevo. Con la katana. No, ma io avevo in mente quella, non Pulp Fiction. Io non lo sapevo. Però c'è la stessa attrice. Ma perché avevo in mente le scarpe gialle proprio. Vabbè, niente. Due parole. Cos'è? Film. No, ma ci sono anche serie televisive, ci sono spettacoli. Film e serie, libri. Serie. Sei uno elegante. È un padre di famiglia. Charlie Chaplin. Benny Hill. Sì, quell'altro. Quello inglese. Sì, quello lì. Mamma, sì. Ma che vuoti di memoria! Datemi del fosforo, come si chiama? Sì, dai, ho capito. Dai, quello lì inglese. Che non... sacchiotto. Sì. Come si chiama? Dai, quello. Non Benny Hill. No, quello dopo. Oddio, è quello, che vuoti di memoria! Fammi pensare. C'è la mini metro. Come si chiama? Che pensate, per tanti anni non ha voluto che venissero pubblicati. Mr. Bean! Yes! La particolarità è che Mr. Bean, la serie, l'attore aveva preteso nel contratto che non venisse venduto in Italia perché lui voleva venire in ferie con tranquillità, non essere riconosciuto da nessuno. Ah, davvero? Quindi per tanti anni noi non abbiamo visto la serie di Benny Hill perché era una clausola contrattuale proprio dell'attore che non voleva che venissero mandati in onda. Diventasse famoso praticamente. Vabbè, ultima. Una parola, canzone sarà. Canzone. Cosa vuol dire? Sono tante donne. Donne. Tururu. In cerca di guai. Donne. Tururu. In cerca di guai. Donne al telefono che non suona mai. Donne. Tururu. In mezzo a una via. Saremo 84-85, ragazzi, un mostro, 85. Ed è arrivato ultimo, pensa. Ben ultimo. Mi si può arrivare ultimo con questa canzone? Perché se non sbaglio ultimo è arrivato Vasco Rossi. Sì, ma era prima. Era prima, era... Ho visto il video, tra l'altro, super anni 80, c'era il bassista con la giacca... Viene con una giacca in pelle marrone imbarazzante. Sì? Ed era negli anni di Sanremo che era sponsorizzato da Alto Tip. Con la scalinata bianca, sì, e il palco sulla destra dove era suonata bei con la sua tempi, band. Bei tempi, Brazzalone, bei tempi. Me li ricordo benissimo. Io. Esatto. Non eri Teo, ancora nato, a tra poco. Tu. Grazie Lorenzo. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che ancora vedrà alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, ma sistemi nuvolosi atlantici cominciano ad avvicinarsi al nostro paese, in particolare uno di questi tra giovedì e sabato attraverserà un po' tutta l'Italia. E così, se controlliamo la nuvolosità, vediamo che piano piano al nord cominceranno ad aumentare le nuvole questo mercoledì. Per il momento nuvolosità non particolarmente minacciosa, ma già qualche gocciolina di pioggia al nord-ovest si farà vedere. Lo vediamo anche dalla previsione delle precipitazioni. In Liguria qualche gocciolina già nelle ore centrali del giorno e poi a fine giornata qualche goccia andrà a interessare anche il Piemonte e la Lombardia. Quindi di conseguenza ci attende un mercoledì nel complesso ancora discreto. In gran parte d'Italia infatti non mancheranno ampie zone di sereno. Però al nord-ovest e sull'Alto Tirreno nuvolosità in graduale aumento, prime gocce di pioggia dicevamo dapprima in Liguria e poi anche Piemonte
in Lombardia e poi giovedì vi anticipo netto peggioramento al nord. Temperature comunque per il momento ancora abbastanza miti. Per tutti i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. E iniziamo questa parte un po' riflessiva, prendo proprio da una riflessione, però con quello che pensate voi. Sapete, in questi giorni hanno obbligato anche l'utilizzo del Green Pass per chi lavora da casa in smart working. Voi cosa ne pensate? Abbiamo mandato la nostra Anita a Crema per sentire la vostra opinione. Bentornati al nostro appuntamento quotidiano di Tela Vostra per parlare insieme a voi di svariati argomenti. Oggi sono a Crema e sentiamo cosa pensate del controllo del Green Pass anche in smart working. Venite con me. Controllo del Green Pass anche per chi è smart working è favorevole? Assolutamente no. Per chi lavora in smart working? Ma se uno è a casa e non deve uscire, secondo me non è necessario. Se si presenta sul posto di lavoro invece sì, perché viene a contatto con altre persone, quindi può mettere in pericolo la vita delle altre persone. Se invece sta a casa, secondo me non è obbligatorio. Penso che sia giusto e una cosa sensata, anche perché è uno dei pochi strumenti che ci permette di essere sicuri, tra virgolette, più sicuri in questo periodo, anche perché sta un po' diminuendo e si sta affievolendo la questione del Covid, quindi penso che sia un po' giusto che si vaccinassero tutti. Oddio, no, io sono a casa perché sono in maternità. Anche e quindi non ho ancora fatto neanche il vaccino, quindi beh, però direi che lo fanno tutti, controllano tutto, quindi direi di sì, ci sta. Io lavorando in una ditta non saprei, poi essendo casa di maternità anch'io come lei, quindi ho fatto il vaccino, ce l'ho il Green Pass e secondo me è la cosa più comoda che c'è, che almeno sei tutelato in tutte le maniere. L'unica cosa che posso dire è questo. Il controllo del Green Pass anche per chi lavora in smart working è favorevole? No, quello non mi interessa. Mi interessa che tutti siano vaccinati, perché altrimenti non andiamo bene. Se è in smart working che lavora da casa, che senso ha controllare che siano vaccinati? Cioè, lavorano da casa, non ha senso il controllo. Va bene, io sono in smart working e ho il Green Pass. E l'hanno già controllato? No, perché non sono andata in azienda, però settimana prossima vado e quindi me lo controlleranno. Giustissimo, io sono vaccinata e spero che tutti si vaccinino, perché sarebbe anche ora per uscire da questa pandemia. Io sono vaccinata, sono a posto. E quindi spero, ecco, che tutti si vaccinino. Vaccinatevi, vi prego. Una follia. Sei in casa tua a lavorare, non serve. Sì, assolutamente. Se vale per tutti, deve valere anche per loro. Sì, ma qualcuno dice, ma perché io che devo lavorare a casa devo farmi il... Le regole valgono uguali per tutti. Ma sai, il problema sostanziale è che il 90% dei casi chi lavora in smart working deve comunque poi recarsi nelle aziende. Esatto, ci sarà capiterà che dovrà andare. Quindi se uno è a casa dice cosa me ne frega di avere un Green Pass, lavoro a casa mia, però poi quando andate al lavoro... Allora... Ci piace quando dite la vostra, quindi continuate a farlo ai microfoni della nostra Anita. Nel frattempo per noi è arrivato il momento delle news e quindi facciamo... Abbiamo parlato di Green Pass e partiamo di comunque, vaccini, Draghi. Ragazzi, in Europa noi siamo stati molto bravi, siamo tra i più bravi praticamente in Europa, perché l'Italia è più veloce nell'Unione Europea grazie al senso di responsabilità. Lo ha detto Draghi a proposito appunto dei vaccini, tamponi rapidi, troppe code, farmacie aperte oltre l'orario di servizio nei giorni di chiusura, perché ci sono ancora comunque tante persone che non sono vaccinate, quindi per ottemperare all'obbligo del Green Pass si devono fare i tamponi e quindi vanno, diciamo che tra l'altro in questi dieci giorni in cui c'è stato l'obbligo comunque da quando è entrato in obbligo il Green Pass c'è stato un aumento anche proprio delle vaccinazioni che è veramente notevole, quindi certo. Vuol dire che comunque l'intenzione del governo sta avendo i suoi frutti, tant'è che si parla che molti altri stati che stanno in questo momento studiando il caso Italia
per seguirlo, sì, perché siamo stati un esempio in questo caso, e forse anche perché si sono un po' stufati di spendere un sacco di soldi in tamponi, perché... anche perché vediamo che chi fa controtendenza altre soluzioni, vedi la Gran Bretagna, nella giornata di ieri ci sono stati 223 morti. Perché così tanti nuovi casi, ci si chiede, ovviamente non c'è distanziamento, perché non sono le mascherine, hanno tolto le mascherine, non c'è distanziamento, non c'è, poi era vaccinato il 65% se non sbaglio degli inglesi, quindi insomma non avevano raggiunto le cifre come in Italia delle vaccinazioni, e questo sta portando di nuovo ad avere tanti casi e soprattutto tanti morti in Gran Bretagna. Si parla della legge di bilancio, per i bonus casa sparisce quello per le facciate. Quindi mi sa che chi non ha fatto in tempo non potrà godere di questo bonus. Poi si parla di quota 102, sì, per le pensioni. Però la Lega non è molto d'accordo su questa proposta che ha fatto Draghi. Le bollette. Cosa c'è in manovra? Si parla anche di tampon tax e l'IVA sugli assorbenti giù al 10%. Questo non la sapevo, sinceramente. Ecco cosa ci sarà nella legge di bilancio che sarà varata dal governo Draghi. Pensioni, la Lega contro quota 102, come dicevi tu, Piero. 102 perché? 102-104, e in arrivo ci sono tagli alle tasse per 8 miliardi. Praticamente cosa ha proposto il governo? Che il prossimo anno ci si passa alla famosa legge, pensione a 102, e nel 2023 o nel 2024, adesso non ricordo con precisione, si va a 104. Comunque è insostenibile in questo momento quota 100 come strutturata. Sì, sì, assolutamente. Ci sono ancora i retroscena, ovviamente, dopo le elezioni amministrative. Il centrodestra, danneggiato dal derby interno, cerca un nuovo federatore, caccia a un Prodi berlusconiano. La logica della gara tra i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per un voto in più non funziona. Si apre così il dibattito sulla ricerca di questa figura, diciamo, definita Prodi berlusconiano. E intanto Mastella, che è stato rieletto al Benevento, ha detto che lui, visto che comunque ha combattuto completamente da solo, vuole rifondare un centro. Rifaccio il centro, dice, non ricevevo tante chiamate dai tempi della DC, fanno tutti i governi con tutti e a me danno del trasformista. Vabbè, che in effetti si ricicla sempre in qualche modo. E poi il metodo Trieste per fermare i violenti, la Morgese ha scelto la linea dura contro i no Green Pass. Sulla scelta della fermezza, la ministra dell'Interno ha il mandato pieno del premier Draghi. Le manifestazioni non sono certo terminate, a fine mese poi ricordiamoci sarà la vetrina del G20, che sarà un appuntamento importante anche nei confronti dell'estero. Ci fermiamo un attimo, breve pausa pubblicitaria, ripartiamo proprio da qui con l'ultima notizia del Corriere della Sera, poi diamo un'occhiata veloce a Repubblica e Stampa per chiudere con il nostro Guinness dei primati, la curiosità di oggi. Parleremo di castelli di sabbia e i nostri itinerari di viaggio tra poco qui in diretta ad Aspettando Mezzogiorno. E adesso la pubblicità. Ed eccoci tornati in diretta, sono le 11:42 minuti primi, questa è sempre la mattinata di Cremona 1, stiamo dando un'occhiata ai siti di informazione più importanti d'Italia. Chiudiamo questa lunga carrellata con il Corriere della Sera parlando di Lapo. Lapo, nuovi soci e manovre sotterranee, cosa c'è dietro l'addio di Lapo a Garage Italia, la sua creatura, la rottura tra Elkan e i suoi soci svizzeri dopo soli 6 mesi e legami col finanziere Aston Follen, nuovo acquirente della carrozzeria Atelier, tutto pilotato dall'estate, la scorsa al nuovo business dell'arte digitale e degli NFT legati alle auto. Allora diamo un'occhiata intanto, finché apri intanto la Repubblica e Stampa, notizia di gossip, sapete che Lapo si è sposato la settimana scorsa, 15 giorni fa, il giorno del suo compleanno, con la sua compagna che frequenta da un anno, e c'è stato un matrimonio tutto stile hawaiano, e le cronache raccontano che John Elkann, che lo vedete sempre in blazer, sembra tutto così, aveva una camicia hawaiana, molto hawaiana, che era veramente
uno spettacolo, ma nei prossimi giorni la cercheremo e la faremo vedere ai nostri amici. Ma già, non lo sapevo, non pensavo fosse fatto, stato fatto un matrimonio. Hanno fatto una cosa un po' trash, si è sposato in spiaggia, un po' tipo Beautiful. Allora, Repubblica, amici, vaccini, finito l'effetto Green Pass, si fanno più terze dosi che prime dosi, boom di tamponi, test in farmacia anche dopo la chiusura, questo l'avevamo visto poco fa anche sul Corriere. E poi abbiamo le manovre del governo, manovra tutte le misure subito, 8 miliardi per tagliare le tasse alle imprese, limiti al super bonus, così Draghi evita lo scontro per tenere unito il governo. E finiamo con la stampa, che così poi andiamo a vedere il Guinness dei primati, vediamo proprio l'apertura della stampa. Draghi, ecco, in Italia la campagna vaccinale va più spedita che nel resto dell'Unione Europea, appunto sulle bollette, lavoriamo per contenere i rincari. E questa era l'apertura anche della stampa, vi ricordiamo che tra un quarto d'ora circa avremo qui i colleghi dei nostri portali Crema Oggi, Crema Oggi, Olio Pugnus, per parlare invece di informazione locale, per dare un'occhiata, una vetrina appunto ai nostri portali. Ma adesso con Lorenzo parliamo di curiosità, parliamo di Guinness World dei primati e parliamo di Castelli di Sabbia, corretto Lorenzo? Che bello! Correttissimo, e contrariamente a quello che si possa pensare, quindi località marittime, siamo in Germania. È un record del castello di sabbia più alto al mondo, 17,65 metri. Wow. È lavorato, come vedete, a Binz, è solo con acqua e sabbia. Sono stati usati 11 tonnellate di sabbia che poi sul posto venivano lavorate con l'acqua. E hanno preso parte 12 scultori, 8 tecnici, 3 settimane e mezza di lavoro per 8 ore al giorno. Mamma mia, ma non ha mai piovuto però. No, infatti credo siano stati fortunatissimi. Si scioglie tutto, si distrugge. Tra l'altro, come vedi, usano tutti anche dei pezzi di legno per dare la forma, che poi piano piano vengono rimossi. Questa qua è la punta, gli scultori vanno a fare tutti i particolari, perché un castello con una marea di particolari dalle finestrelle ai leoni in ingresso. Io sono sempre stato una ciofeca in queste cose. Anch'io, io facevo il vulcano. Cioè poi mettevo dentro i castelli il vulcano. E dopo sotto i castelli facevo anche le piste per non le biglie. Non riesco neanche a fare la pista delle biglie. No, io il vulcano era facile, mettevi un pezzo tutto di carta dentro il buco, un sacco. Ma vediamo questo castello finito? Eccolo qua. Wow. Qua in realtà stanno facendo ancora le fondamenta, però la punta è già... Tanta roba, questi ragazzi. Questi sono i leoni. Insomma, è un lavoro di... Dov'è che siamo? In Germania, Binz. Binz. Che meraviglia, complimenti. Bello. Davvero, che pazienza. Comunque, che se costante. Avete occasione, io ripeto, io ho avuto un paio di occasioni a Jesolo, che c'era una rassegna che la facevano tutti gli anni, non so se ci sia ancora, se tanto se lo sapete, se ce lo comunicate, ci farebbe piacere comunicarlo con i nostri amici a casa. Andate a vedere quando fanno queste gare con di sculture di sabbia, perché veramente merita. Immagino, molto, bellissimo. Molto bello. Grazie Lorenzo. A voi. Adesso andiamo a vedere i nostri gioielli in memory, il nostro Piero. Dove ci porta? Sempre alla Pilotta. Ultima Parma. Parte di questo viaggio meraviglioso in questo edificio che è la Pilotta, che contiene un sacco di cose, veramente. Se avete una giornata fuori porta e volete fare un giro incredibile, fantastico, andate a Parma e andate a visitare la Pilotta. Noi ci vediamo a mezzogiorno con ore 12. A dopo! Mio grande piacere, siamo ritornati a Parma, come avete sentito prima della sigla, per scoprire in questa e anche nella prossima puntata cos'è la Pilotta. Tutti naturalmente lo sanno, ma vogliamo un attimo ricordarlo, e per questo abbiamo il piacere di avere qui il direttore del complesso monumentale Pilotta, il dottor Simone Verde. Buongiorno. 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 Spieghiamo innanzitutto ai telespettatori cos'è la Pilotta. La Pilotta è un universo, è un piccolo universo al centro della città di Parma, dentro il quale si trova raccolta la maggioranza dei documenti della storia ducale della città.
È un monumento costruito dai Farnese nella seconda parte del Cinquecento, probabilmente attorno al 1580, dopo che venne spostata la capitale da Piacenza a Parma, viste le cattive avventure nelle quali incorsero i Farnese, e che divenne il centro politico, spirituale, culturale e anche in qualche modo militare del Ducato. Il palazzo fu costruito con parvenza quasi di caserma, un po' perché erano finite le risorse che stavano portando invece a Piacenza e che avrebbero dovuto portare a Piacenza ad avere un palazzo Farnese dell'importanza del palazzo Farnese di Roma, disegnato in questo caso e progettato dal Vignola, e quindi a Parma, come dire, si scelse la mole, ma non si poté optare per la raffinatezza della corte piacentina per la mancanza di fondi, ma anche per dimostrare alla popolazione di quale potenza i Farnese erano capaci e di quale rispetto erano assolutamente invitati a portare i cittadini del Ducato alla famiglia regnante di questa nuova capitale del Ducato. All'interno del palazzo, costruito in varie fasi, si sono andate assommando nei secoli, non certo nei decenni, ma veramente nei secoli, le istituzioni fondamentali del Ducato, dall'archivio di Stato, ovviamente alla parte degli uffici del governo. La residenza ducale si trovava dall'altra parte del fiume, ma una parte di abitazioni era esistente anche qua, soprattutto all'inizio dell'arrivo dei Farnese, poi distrutta durante la guerra, il cosiddetto palazzo ducale, appunto, che purtroppo non c'è più. E poi attorno a questa corte politica e diciamo amministrativa, le istituzioni culturali che servivano a dare legittimità in qualche modo ai Farnese in quanto duchi, in fondo venuti un po' da nessuna parte, visto che il primo duca era il figlio di un papa e che la famiglia veniva da un piccolo villaggio nei dintorni di Roma. Cos'è la pilota oggi? La pilota oggi è appunto l'insieme di quelle istituzioni che sono andate crescendo e come dire, e rendendosi sempre più complesse nel tempo, ma che sono l'eredità di quella primo germe gettato dai Farnese, ossia una biblioteca, delle collezioni di pittura e delle collezioni di antichità. Direttore, parliamo delle grandi collezioni che ospita questo tempio. Sì, le collezioni del complesso monumentale della Pilota hanno una storia complessissima, per questa ragione noi abbiamo deciso di dedicare a questa storia la sezione in cui ci troviamo in questo momento, che è al centro del dispositivo museale. È una sezione che è stata predisposta dall'architetto Guido Canali, che è uno dei maggiori architetti contemporanei italiani, e in cui noi raccontiamo come gli oggetti, i documenti, le opere d'arte che si trovano nel palazzo sono arrivate nel palazzo e come la storia di questi documenti, opere d'arte e oggetti si è andata intrecciando con la storia dell'edificio. Una delle caratteristiche fondamentali dei musei italiani è questa corrispondenza perfetta tra contenuto e contenitore, in cui la storia del palazzo, la storia degli edifici monumentali corrisponde e arricchisce la storia delle collezioni che si trovano al suo interno. Le collezioni della Pilota hanno avuto delle vicende travagliate. Il collezionismo dei Farnese è uno dei più importanti dell'Occidente per quanto riguarda appunto il Rinascimento, e le opere d'arte dei Farnese sono arrivate verso la fine del Cinquecento a Parma e hanno arricchito questi saloni e questi spazi e gli spazi del Palazzo Ducale oltre Torrente. Sono stati però portati via quasi tutti nel 1734 da Carlo di Borbone, che succedendo, essendo il primo della dinastia dei Borbone come duca di Parma, ma poi divenuto re di Napoli, decise di portare questi tesori con sé nel sud Italia. Immediatamente dopo, suo fratello, diventato duca di Parma a sua volta, Don Filippo, decise di risarcire questo esproprio, per così dire, cominciando una nuova storia collezionistica. Questo fa in qualche modo della Pilota un luogo in cui si sono incrociati alcuni tra i maggiori collezionismi italiani e europei degli anni in cui questa città e questa penisola è stata protagonista, e che appunto noi abbiamo tentato di raccontare in tutta la sua complessità all'interno
all'interno del palazzo. Per quanto riguarda le opere che si trovano dietro di me, per esempio questa meravigliosa testa di Zeus viene dagli scavi sul Palatino, quindi viene da una delle dimore imperiali ed è stata portata qui da i Farnese, per l'appunto, perché gli orti palatini appartenevano ai Farnesi intorno al 1720 ed è uno dei pochi pezzi che sono rimasti a Parma e che noi possiamo esibire come prova del passaggio di quelle collezioni così illustri. Dove ci troviamo in questo momento? In questo momento ci troviamo in una nuova sezione che noi abbiamo dedicato interamente nel 2018 alla storia del Teatro Farnese, nei festeggiamenti per il quattrocentenario della costruzione di questo meraviglioso e incredibile manufatto. Il Teatro Farnese, costruito quindi nel 1618, è il primo teatro moderno della storia europea occidentale. Consideriamo che il genere teatrale non esisteva più nel Medioevo, era stato dimenticato, in qualche modo censurato dall'attitudine moralistica dei padri della Chiesa, perché ovviamente nel teatro antico avvenivano delle cose che non erano estremamente conformi con la nuova morale cristiana. Ed è stato riscoperto invece a partire dal 400 con lo studio, ovviamente, dei documenti e poi pian piano anche dei resti archeologici come un episodio importantissimo della vita sociale e culturale degli antichi che meritava, a detta diciamo degli umanisti che si erano dedicati a questi studi, di essere rispolverato e rilanciato nella modernità. Nacquero, ebbero luogo a partire da questo dibattito, da questa curiosità rinnovata, una serie di esperimenti che poi contribuirono pian piano a trasformare il modello antico in un modello moderno, e il primo luogo in cui questo modello antico è stato rigenerato secondo i canoni e le esigenze della società moderna è proprio il Teatro Farnese, che noi abbiamo voluto raccontare in questa sezione, in cui abbiamo ripercorso sia la storia intellettuale della riscoperta di questo genere letterario e anche di questo genere performativo, per così dire, sia nella storia invece materiale del teatro, cioè del Teatro Farnese di Parma, e di tutte le feste, le iniziative e gli spettacoli che storicamente hanno avuto luogo in questo spazio. Questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.